una pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Domanda a testa, allora Sarao, subito sull'episodio del gol. Hai preso il tempo a Santa Croce e lì possiamo dire è cambiato quell'inizio di gara che era stato un po' difficile per il Catanzaro. Sì, prendere il gol dopo un minuto in una situazione difficile come la nostra di certo non è il migliore delle cose, però siamo stati bravi a ribaltare la partita e purtroppo abbiamo lasciato due punti a mio avviso qui oggi. Possiamo dire che il Catanzaro oggi ha dimostrato di voler arrivare fino in fondo e soprattutto ottenere questa salvezza anche con una rosa oggi diciamo limitata da alcune assenze. Ma abbiamo dimostrato che se siamo tutti uniti e combattiamo con questa umiltà, questo sacrificio, possiamo giocarcela con tutti. Ovviamente tutti i ragazzi, noi siamo indispensabili. Da martedì ci ricompattiamo tutti insieme per centrare il nostro obiettivo. Ecco, questo pareggio comunque che può dire in ottica salvezza per il Catanzaro, perché è ottenuto con una squadra che fino a poco tempo fa era in testa alla classifica. Ve l'ho detto prima che questo pareggio, se fosse venuto in modo diverso, magari perdendo al 90esimo fai gol, l'avremmo preso un punto volentieri. È venuto così e per noi fine partita non eravamo felici, è giusto così per una squadra che ha dimostrato di avere fame e sudare la maglia come oggi. Mancoso, allora facciamo volo perché devono scappare, chiaramente il pullman è quasi in partenza. È stata una buona prestazione anche da parte tua, come di tutta la squadra. Commentaci il match. È stato un match, siamo partiti un po' in discesa e poi siamo rialzati alla grande, siamo riusciti a passare in vantaggio al primo tempo e poi dovevamo fare la gara che abbiamo fatto, poi siamo stati sfortunati per l'episodio negativo allo scadere. È stata una battaglia, no? In campo, tantissimi ammoniti, l'espulsione finale, diciamo l'arbitro non ha tenuto bene il match in mano. Ma è sempre difficile, finale di campionato con una squadra che si deve salvare, deve usare tutte le opzioni per poter centrare l'obiettivo, quindi non si può neanche recriminare nulla all'arbitro. Ecco, in questo caso c'è più rammarico per i due punti persi oppure c'è il discorso di dire va bene, alla fine il risultato è meritato, entrambe le squadre non dovevano vincere? No, assolutamente, c'è il rammarico perché è arrivato al 90esimo. Come ha detto il mio compagno, se fosse stato il contrario sarebbe stato rammarico per voi. Però solo per questo non lo reputi non giusto, perché il mister ha detto rigore, forse non c'era, ecco, al 90esimo. Questi sono episodi che l'arbitro può essere anche condizionato dalla curva, dall'ambiente, da tutto. Noi dobbiamo essere solamente consapevoli che giocando così l'obiettivo è si può centrare, dobbiamo pensare a noi e continuare per questa strada. Grazie.